e faccia un lento giro su se stessa. No, signor Credore, mi scusi, tanto che la mettiamo sullo scoglio a girare. E sì, mettiamoci pure un riflettore. Oh, ma cosa credono loro, signori? Che cosa credono via? Che uno prima di bagnarsi resti lì 2 ore a farsi esaminare a quel modo. Dopo il bagno, per asciugarsi quella sera, corse su e giù per 5 minuti. C'era anche mia moglie, anzi fu proprio lei a farmi notare che era nuda. Verolina, com'era? Nudissima. Ah, si capisce, dopo il bagno, signor Pretore, lei permette? Signorina! Attenti! Signorina, faccia un tuffetto! Va bene! In acqua! E dove, avvocato? Appunto! Il medico è come il confessore. Professore, io... Insomma, da quando ci siamo sposati è stata una continuazione. Ma carità, mai si fosse allentata, diciamo, questa corrente. 7 figlie, professore, io sto ancora in periodo di allattamento. Non è colpa mia, professore. Allievo di Ottone Rosai, Piero Tosi, costumista, ha dato il meglio di sé con Luchino Visconti, nella prosa, nella lirica e nel cinema. Ricordiamo i titoli più celebri come Senso, Rocco e i suoi fratelli, Le notti bianche, Il Gattopardo e Morte a Venezia. Ma ha lavorato anche con altri registi, tra i quali Mauro Bolognini, Vittorio De Sica, Federico Fellini, Liliana Cavani, Franco Zeffirelli e Pierpaolo Pasolini. Ha operato presso alcune tra le principali sartorie teatrali di prestigio, come quella di Umberto Tirelli, e per molti anni ha insegnato alla Scuola Nazionale di Cinema presso il Centro Sperimentale di Cinematografia di Roma. Era davvero bravo e ha lavorato anche nell'ambito della commedia all'italiana. Ricordiamo film come L'arte di arrangiarsi di Luigi Zampa del 54, oppure Vacanze ad Ischia di Mario Camerini del 57, Giovani mariti di Mauro Bolognini del 58, Policarpo, ufficiale di scrittura di Mario Soldati del 59, e ha continuato anche negli anni 60 con film come Ieri, oggi e domani. No. In albergo. Applauda sua sorella.